Grazie Presidente. Dunque, negli ultimi tempi parliamo spesso della stessa zona che è la zona Malagrotta. Noi dunque di recente abbiamo ricevuto l'istanza di VIA con parere favorevole per una discarica di inerti e di amianto nei pressi della discarica di Malagrotta. Dunque io volevo premettere intanto che la zona è secondo il piano cave regionale è riconosciuto come il bacino estrattivo più importante del territorio regionale. Attraverso la relazione del piano regionale si evince una denuncia di un grave pericolo geologico e un grave degrado ambientale, Presidente. Oltre che la scomparsa di aste fluviali della falda o criticità emerse a seguito dell'estrazione di materiale permeabile e sostituzione con materiale argilloso che ha creato dei problemi di impaludimento, difficoltà di circolazione delle falde acquifere. Quindi, premesso questo e l'espressione di parere favorevole alla VIA appunto, per la proposta della discarica di amianto e di inerti sottoposta da un privato, abbiamo ritenuto necessario portare quest'atto affinché siano manifestati in tutti i modi possibili la possibilità di sospendere le attività procedurali in essere su nuovi insediamenti su quel territorio e per istanze nel rispetto del principio di precauzione o di tutela del territorio, così come più volte abbiamo dimostrato con diversi atti, il più recente la delibera sulle azioni di salvaguardia per la Valle Galeria. Io non nego che siamo molto preoccupati, non solo sulla base dell'espressione dei colleghi d'opposizione sull'ultima delibera di salvaguardia del territorio, ma anche perché, nonostante ci sia stata un'espressione politica unanime dal municipio al comune alla regione, le parti tecniche hanno comunque proceduto ad analizzare la fattibilità di questa discarica. Allora, noi da ultimi approfondimenti abbiamo notato che questa discarica nella via appunto, che procederà all'autorizzazione di questa discarica viene esclusa la parte che comprende l'amianto, lasceranno solo la possibilità di portare materiali inerti nella cava nel territorio di Malnome, ma anche alla luce degli esami epidemiologici, nonché degli allarmi sollevati dalla comunità europea, ci dobbiamo per forza, necessariamente nel rispetto della cittadinanza che vive sul territorio, esprimere in maniera contraria a questo progetto. Ricordiamo che è un progetto di un privato, di una discarica di inerti, che arriva a grandissima velocità, devo dire, all'analisi degli uffici tecnici in un quadro, abbastanza tardivo per quello che riguarda il piano rifiuti, quindi il piano rifiuti arriva dopo tanti anni di attesa, mentre le proposte di discarica dei privati invece seguono una via abbastanza veloce, ecco, rispetto al piano rifiuti. Pertanto, ecco, alla luce di quello che ho appena esposto, abbiamo proposto questo impegno alla sindaca e alla giunta per la sospensione, di ripeto, di tutte le attività procedurali in essere su nuovi insediamenti e istanze, comprese eventuali impugnative, nel rispetto del principio di precauzione. Grazie.